qual è l'importanza di predire le malattie, soprattutto nel campo respiratorio? Abbiamo approfondito l'argomento sulla sindrome da distress respiratorio acuto, come prevenirla, quali sono i fattori di rischio e poi l'importanza legata al trattamento con il professor Paolo Pelosi. Allora, professore, innanzitutto, quando è che si parla di sindrome da distress respiratorio acuto, che è poi la traduzione un po' italiana dell'ARDS in terminologia inglese? L'ARDS è una patologia, è una sindrome caratterizzata da diversi gradi di ipossemia, da lieve, quando il rapporto tra la pressione parziale di ossigeno e la frazione inspirata è tra i 300 e i 200, moderata quando è tra i 200 e i 100 e severa inferiore ai 100, ed è caratterizzata da una elevata morbidità e mortalità. Quali sono i fattori di rischio appunto collegati a questa problematica? Per l'ARDS i principali fattori di rischio sono la polmonite e la sepsi. Per cui è estremamente importante avere metodologie di laboratorio e cliniche che permettano il monitoraggio precoce di tali patologie. Ecco, quindi qui sempre di più emerge il concetto della prevenzione, del prevenire, che appunto è meglio che far peggiorare la patologia e poi andarla a curare. Cos'è che si sta evolvendo? Avete parlato anche in questo congresso di qualcosa che ci può aiutare a predire questa insufficienza respiratoria e la sepsi? La predizione dei pazienti che stanno sviluppando ARDS risulta di estrema importanza per poter attuare un percorso diagnostico e clinico assistenziale adeguato. L'applicazione di tale percorso può permettere un miglioramento dell'outcome di questi pazienti. Al momento abbiamo differenti metodologie. Una metodologia è stata proposta molto recentemente ed è quella relativa all'utilizzo di quello che noi chiamiamo Quick Sofa, che è una facile composizione di parametri da ottenere a letto del paziente, anche al di fuori e soprattutto al di fuori della terapia intensiva, nei reparti sia medici che chirurgici, e che consiste nel segnalare almeno due dei seguenti fattori: una frequenza respiratoria superiore a 22 atti al minuto, una pressione arteriosa sistolica inferiore o uguale ai 100 mm di mercurio e a una alterazione del livello di coscienza, in particolare uno stato di agitazione. La presenza appunto di almeno due di questi segni indica molto probabilmente che il paziente sta sviluppando una sepsi e quindi è anche possibile che stia sviluppando una grave infezione sistemica associata a un'insufficienza respiratoria. A tutto questo, se si aggiunge l'analisi dei lattati nel sangue, superiori a 2 di valore assoluto, tale valore può indicare lo sviluppo di uno shock settico, quindi di un ulteriore aggravamento del grado di infezione e di sepsi. Inoltre sono stati sviluppati differenti scores, vale a dire metodologie quantitative che ci permettano di individuare la probabilità di rischio di sviluppare tale grave infezione e complicazione. E noi ci auguriamo che tali scores possano essere utilizzati sempre più nell'attività clinica di reparto per individuare precocemente i pazienti a rischio. Anche perché, professore, l'individuazione precoce è anche collegata a un trattamento precoce del paziente. Assolutamente sì. In particolare il paziente che presenta un elevato rischio di sviluppo di ARDS dovrebbe essere innanzitutto ricoverato molto precocemente in un ambiente ad elevato monitoraggio tecnologico, che può essere anche una terapia intensiva, può essere trattato molto precocemente con assistenze che noi chiamiamo respiratorie non invasive, quindi che non necessitano l'intubazione endotracheale, che è associata a una serie di possibili complicazioni iatrogene, ed infine individuare e attivare un percorso clinico diagnostico terapeutico adeguato, così come una terapia antibiotica mirata precoce.